l'ho fatta. Allora, questa è una gonna di Benetton, molto carina, che dovrebbe avere anche la cintura. Dovrebbe, dico dovrebbe perché ce l'aveva, ma non so se ce l'ha ancora. Dovrebbe esserci. Non sarà caduta, spero di no. Vabbè, comunque è questa gonna qui a porta. Ah sì, scusate. C'ha la sua cinturina applicata. Perché ho tirato tutti i capelli in questa maniera oscena. La sua cinturina compresa, vedete, questa. E la gonna è molto carina, fatta così a portafoglio, appunto di Benetton. È molto bella questa. Anche questa mi ricorda un sacco Burberry, effetto così, quelli trench. Cioè, proprio bella, elegante e casual allo stesso tempo. E questa è costata 5 euro. Tra l'altro, lì da un po' perché c'era una data un po' datata. C'era una data un po' datata, pensavo che fosse qualcosina in meno, invece no, 5 euro. Poi ho preso un paio di pantaloni, anche questi li ho provati così sopra. La Mary mi ha detto che mi stavano bene, speriamo. Sono un paio di pantaloni eleganti beige. Ne ho altri in versione low cost, molto low cost, che però non mi piacciono più addosso, quindi mi sa che quelli li venderò. E questi sono costati 2 euro, pantaloni di Benetton eleganti beige, fatti così, che a vederli così, non... insomma, sembra una cosa orribile, fatti così con la riga. E dietro appunto fatti così, questo è un pantalone proprio classico da vedere, assolutamente indossato perché così non so, sembrano i pantaloni di una nonna in carriera. Poi ho preso per solo 1 euro questa maglia di oltre, ho detto vabbè dai per 1 euro, un po' 70 questa. Ho detto proviamola, poi al massimo la rivendiamo. E questa è costata proprio 1 euro. Ed è una magliettina così, mi piacevano i toni così caldi che aveva la maglia. State buoni, dai. Poi ho preso delle fusciacche, sapete che ero in cerca di fusciacche e le ho trovate lì al Vintage Co. Allora, questa è una fusciacca nera semplicissima, 75 centesimi, che sono nelle cose scontate. Un po' rovinatina della marca Berger, vera pelle però. Basta! Aia! Berger, vera pelle, nera, molto carina con questo, appunto con questo, come si dice? Con la parte così, insomma, il gancio così. 75 centesimi al posto che 2,50 euro. Ragazze, altra fusciacca che ho trovato, sempre con l'aiuto della Mary, che è lei che me le ha scovate, bravissima. Questa qui che invece non è di pelle, vera, però mi piaceva tantissimo con questo occhiello così, con tutti gli strass, ed è marrone morbida, anche questa molto carina, cioè marrone scuro scuro, quasi tendente al nero. E questa invece è di motivi bianca, anche questa mi piace tantissimo, questa però è costata 3,50 euro, invece questa qui marrone, boh, forse 1,20 euro, comunque poco, poco più. Questa invece è di motivi bianca, molto bella, e non avevo una fusciacca bianca, quindi ottimo, e tipo in ecopelle ovviamente, però è rifinita molto bene, vedete. E questa invece è costata appunto, come vi dicevo, un pochino di più rispetto alle altre. Poi ho preso, arriviamo... Tra un attimo alle borse, questa collana che sapete che vi avevo parlato, oh mio Dio, come si è intrinsecata. Vi avevo parlato di collane con le croci per i miei abiti neri un po' da funerale. Quando ho visto questo, ho detto no, ti prego, devo troppo prenderla. La Mary era orripilata, voleva che la lasciassi giù. A me però è piaciuta anche perché è una collana particolare, un gancio particolare. Secondo me è una collana tipo artigianale, boh. E questa qua è costata 1 euro, però è bella, guardate, fatta così con questa croce tipo di perla, di marmo perla, con tutti gli strass e il laccettino così di corda nero con questo gancio, cioè è stranissima come collana. E questa qua con i miei abiti neri, secondo me gli dà una botta di vita, sembra una suora dopo sono a posto. Poi ho preso la borsa top dei top, è questa. Che secondo me non si sono neanche accorti che era di braccialini, cioè io non lo so, non ho mai trovato una borsa di braccialini a questo prezzo, come questa, che è anche fatta molto bene, a me piace tantissimo, è di braccialini, originale perché all'interno appunto abbiamo notato l'autenticità della borsa, vedete, è proprio autentica, sì, non è rifinita molto bene, dentro un po' vissuta, però vedete, braccialini. Guardate che bella questa borsa, cioè l'ho pagata 4 euro ragazze. Tra l'altro è appena arrivata Mary perché è datata 21 settembre ed è questo bellissimo cuore nero con qua la vernice con la scritta Braccialini e qua il tessuto tipo cappottoso che lo riprende nel dietro e anche la chiusura è particolare perché è a mezzo cuore, un pezzo di qua, un pezzo di là e si chiude la cerniera un pezzo di qua e un pezzo di là. Mi piace tantissimo, che la sfrutterò tantissimo, anche l'altra colla è per...
per 4 euro. Poi ho preso questa che la Mary non voleva farmi prendere, ma è una borsa autentica, a me è piaciuta tantissimo, è di Gianfranco Ferré, originale, e mi piace da morire. Dentro è proprio autentica, vedete, è molto vintage questa, fatta così a portamonete, diciamo, maledetti che lasciano giù la pubblicità, mamma mia che palle, e c'è scritto proprio così, poi tutta logata, nera. Anche questa è una borsettina un po' piccola, però ho detto un capo, cioè un capo è un accessorio vintage che non posso farmi scappare. Questa era scontata nelle cose in sconto a 7,50 euro.